Giovan Battista Tiepolo nasce a Venezia, nella parrocchia di San Pietro in Castello, nel marzo del 1696, da famiglia di modeste dimensioni, ma in buone relazioni col patriziato della città. Il padre Domenico, mercante e comproprietario di un vascello, muore l'anno successivo, lasciando la moglie Orsetta e i 5 figli con un discreto patrimonio. Giovan Battista, da ragazzo, lavora presso lo studio di Gregorio Lazzarini, pittore modesto ma ben considerato nell'ambiente veneziano, dal quale riceve un'impostazione orientata nel senso del decorativismo aulico, corretta ma accademica. L'esigenza di rendersi indipendente si manifesta presto nel giovane allievo, probabilmente già verso i 18 anni. Il 12 novembre 1719 il pittore sposa Cecilia Guardi, sorella dei pittori Antonio, Francesco e Nicolò, la quale gli darà 9 figli. In questo periodo l'artista lavora ai suoi primi affreschi nella Chiesa degli Scalzi e a Palazzo Sandi. Con questi lavori inizia l'importante e lunga collaborazione con Girolamo Mengozzi Colonna, abile tecnico della prospettiva. L'opera di Giovan Battista Tiepolo diventa presto l'emblema della pittura veneziana rococò. I suoi dipinti popolati di angeli e dei sono leggeri e ariosi, ricchi di magnifici dettagli. Dai piccoli putti che dondolano i piedi oltre una cornice dipinta, all'allegoria del tempo che si erge senza peso su una nuvola. Questi dettagli freschi e fantasiosi, la forza del disegno e la riproduzione di luci e ombre conferiscono alle opere di Tiepolo un fascino indiscusso. Dal punto di vista stilistico, Tiepolo, con il passare degli anni, schiarisce la tavolozza, riscoprendo una luminosità viva e vibrante, di spazi aperti e aerei. È già evidente nel giovane maestro la volontà di rifarsi alla grande tradizione veneziana, soprattutto a Paolo Veronese, suo primo e costante ispiratore. Da Veronese Tiepolo prese principalmente i motivi decorativi e lo spirito giocoso. Il decennio 1740-50 segna la maturità dell'artista, che realizza un gran numero di opere fra le sue più importanti. Lavora anche alla decorazione di numerosi palazzi veneziani e diverse pale d'altare e ad alcuni dei suoi rari ritratti. Verso la fine del 1750 Tiepolo parte per Würzburg, capitale della Franconia, chiamato dal principe vescovo Carlo Filippo von Greifenklau a decorare la sua nuova residenza, costruita dall'architetto boemo Baldassarre Neumann. Sono con il pittore i figli Giandomenico e Lorenzo che apprendono l'attività paterna. Giandomenico, il più grande, parteciperà ai lavori. A Würzburg Tiepolo realizza un grande complesso decorativo che costituisce forse la punta massima della sua arte. Poco dopo il suo rientro a Venezia, Tiepolo fu nominato presidente dell'Accademia di Padova. Sono gli anni delle ultime grandi opere in Italia. La decorazione di una serie di stanze a Villa Valmarana, vicino Vicenza, con scene tratte da Omero, Virgilio, Ariosto e Tasso, e l'enorme soffitto della sala da ballo a Villa Pisani a Stra, vicino a Padova, iniziato nel 1760. Tiepolo, invitato nel 1761 da re Carlo III di Spagna a decorare il nuovo Palazzo Reale, parte per Madrid nell'aprile del 1762, accompagnato da Giandomenico e da Lorenzo. Il pittore, ormai settantenne, si ferma al servizio del re, ma i suoi ultimi anni sono offuscati dall'ostilità nutrita nei suoi confronti dagli ambienti di corte, nonostante la benevolenza del sovrano. La morte coglierà improvvisamente il pittore il 27 marzo 1770. Tiepolo viene oggi ricordato come l'ultimo astro della pittura manierista veneziana. Nel XIX secolo le sue opere, giudicate troppo zuccherose per il gusto contemporaneo, furono duramente criticate. In anni più recenti, tuttavia, l'inventiva teatrale di Tiepolo ha trovato un pubblico decisamente più favorevole.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!